ultimi tempi una cosa che ha suscitato un movimento delle masse sono state le mie suddette accuse verso Farris. Ascoltiamo allora cosa ho detto. Nel video dico più cose chiaramente, ma per semplicità vi taglio le frasi salienti che racchiudono il senso del messaggio. Non esistono bug o glitch strani per ottenere V-Bucks su Fortnite. Ci sono interi canali che si basano sull'inventare storie, bug, cose assurde tipo Farris. Farris è un canale completamente per gente che casca alle sue stupidate. Al che Farris ha risposto con un video di ben 20 minuti dove parla di tantissime cose, tra l'altro anche inutili e non richieste. Ma qui vi riassumo un concetto che è andato avanti a ripetere per tutto il video. Perché comunque, se vuoi accusare un qualcuno, devi mostrare le prove di ciò che si dice. Cioè, è facile accusare una persona senza mettere prove. Qui vorrei precisargli che se nel mio video non ho mostrato le suddette prove, era solamente perché quel video non era un video che fungeva da testimonianza della sua falsità. In questo video invece dimostrò appunto la sua falsità con le prove chieste proprio da lui. In seguito magari farò una live sempre su questo argomento, ma nulla è ancora detto. E premetto che in questo video non mi sono dilettato a far notare a Farris tutti gli articoli del codice penale che ha infranto, come il 616 che vieta la pubblicazione di corrispondenza privata senza l'autorizzazione di entrambe le parti, oppure come il 595 che vieta la diffamazione e l'incitamento all'odio, cosa che lui fa tramite il suo video. Per questo video, come chiaramente avrete notato, prendo in prestito il format di un altro noto youtuber. Penso che tutti lo conosciate e mi sembrava la cosa adatta per questa situazione. Partiamo da una cosa che ormai ne parla da mesi, ossia della sua fantomatica applicazione che genera keys per Fortnite, che uscirà completamente gratis a breve. È importante sapere che se siete iscritti a questo canale non potrete utilizzare un'app che non funziona. Quindi, se anche voi volete usare un'app che non funziona, disiscrivetevi. Tu dici che non funziona ma non hai le prove. Beh, io non ho le prove che questa app non funzioni, è vero. Ma Farris non ha le prove che invece questa app funzioni. Non ha mostrato niente di niente, solo un'immagine di questa fantomatica app, che poi, spiegatemi, mostra uno screen che ho rifatto praticamente identico, giusto per dimostrarvi che chi mastica un minimo di informatica ne è capace. E lui fa tanto il figo scrivendo in un post su Instagram che lo ha fatto in HTML da sfigati. Prima di tutto, come ben puoi leggere, è fatto tramite l'utilizzo del framework Spring MVC. Secondo, il tuo stesso sito in HTML da sfigati. E poi l'HTML è alle basi di tutti i siti, ma forse questo solo un vero programmatore lo sa. Inoltre dice che non voglio fare altro che farmi views col suo nome, ma se le mie views ai video sono molto più alte delle sue. Poi per tipo un quarto di video non fa altro che parlare di chi è lui, anche se nessuno gliel'ha chiesto, parlare di cosa ha creato lui, anche se non interessa a nessuno, nessuno gliel'ha chiesto e non si capisce che cosa c'entri. Cioè, per me potresti aver creato anche Google, ma fatto sta che se ti accuso di portare video per fare V-Bucks, fake, devi rispondere a quello, non a cose che non ti ho chiesto, o a dire che io non ho mai fatto nulla. Oltre a essere più giovane di te, e quindi avendo meno anni, per forza aver fatto meno cose di te nella mia vita, magari io non sono il tipo che fa qualcosa e va a spiattellarlo in giro tirandosela, ma comprendo che magari non a tutti ha dato il dono dell'umiltà. Passando ad altro, ascoltiamo che cos'altro afferma Farris. Sono sempre stato innovativo, non ho mai copiato nessuno, al contrario tuo. Tu sei solamente una copia di un altro youtuber americano come tanti in Italia. Cosa? Io ammetto che in passato ho ritradotto tali e quali alcuni video da degli altri americani. È interessante tuttavia come tu affermi che non copi nessuno e sei innovativo. Basta andare su YouTube, andare sul canale pieno di contenuti innovativi di Farris, cliccare sul video Glitch come avere armi infinite grazie alla mongolfiera, caricato il 26 marzo, e andare al minuto 6:57. Dopo aver stoppato, prendiamo un'altra finestra di YouTube e scriviamo Shooting while flying glitch in Fortnite Battle Royale e clicchiamo sul video dello youtuber Muselk, caricato il 21 marzo, e andare al minuto 12:19. Ora fate partire entrambi insieme. Mi era sembrato di sentire, non ho mai copiato nessuno. Quel video non solo l'ha copiato e non lo ammette, ma per non far nemmeno vedere che non è lui a giocare, ha ingrandito la finestra così da coprire il nome del giocatore. Che poi il suo titolo, come avere armi infinite. Ma quali armi infinite? Che sparavi con la mongolfiera, ma tra l'altro quei colpi non facevano neanche danno ai nemici, era solo un bug grafico. E con questa mia sola prova ho smentito un'innumerevole quantità di menzogne di Farris, dai suoi titoli ingannevoli al fatto che lui è l'innovazione e non ha mai copiato.
e c'è ancora gente che veramente gli crede. Ah, e molto probabilmente Farris, mangiandosi le mani, andrà a cambiare il titolo al video e o metterà il video in privato, quindi magari non lo vedrete nemmeno. Poi si mette a parlare dei miei contest e fa: chi cazzo ha mai vinto un contest tuo? Dai, vorrei capirlo, ma chi l'ha mai vinto? Falli live questi cavolo di contest. Beh, non so se se ne sia accorto, ma abbiamo donato i soldi alla WWF facendo neanche il video apposta dove mostriamo tutto ciò che c'è da mostrare. E poi mi dice di fare i contest in live. A parte che io i contest ho smesso di farli da tempo, ma l'unico qui che dovrebbe fare i video in live sei tu, però non li fai. Perché dei tuoi bug forse ne funzionano tre, ossia quelli che hai visto su altri canali americani. Falli tu tutti i tuoi video in live. Proseguendo col video si mette un cappello da cowboy, come sono solito fare io, e inizia a prendere per il culo sia me che gli iscritti, cosa che fa in tutto il video tra l'altro. Ci sono modi e modi di fare video risposta, ma il tuo è stato sgarbato e pieno di offese al nostro canale e ai nostri iscritti, per non parlare del tuo lessico. Ragazzi, fregatevene se qualcuno vi offende per il vostro modo di vestire, vestitevi come vi sentite meglio, e se qualcuno dice che voi avete un cappello da 50 centesimi e lui uno da 40 euro, lo stupido è lui che spende 40 euro per qualcosa che a 50 centesimi svolge la stessa funzione, e questo ricordatevelo sempre. Tu e tantissima altra gente vivete in un mondo di mini pony, cioè sapete cosa sono i mini pony, quei pony comunque tutti colorati, bellissimi. Voi vivete in quel mondo. Quelli sono i My Little Pony, ma vabbè. Ora arriviamo alla parte più attesa di tutto il video. Dopo ben 15 minuti e mezzo di chiacchiere, Farris decide di mettere a tacere le mie accuse, mostrando le prove. Ricordiamo le mie accuse, non esistono bug o glitch per fare V-Bucks gratis. Il primo glitch che mostra è uno dove si può giocare nella stessa partita coi propri amici pur non essendo della stessa squadra. Il secondo glitch che mostra è quello di cui abbiamo parlato anche prima in precedenza, ossia quello che Farris ha copiato e spacciato per proprio da uno youtuber americano. Come detto prima, basta andare al minuto 11.05 del video americano citato prima e vedete la stessa identica clip usata da Farris. Ricordo che il video americano è stato pubblicato 5 giorni prima e che Farris ha nascosto il nome del player ingrandendo l'immagine apposta. Il terzo glitch invece era uno che ti permetteva, se piazzavi una rampa a rete in row, di saltare in cielo e poi cadere, con la conseguente morte. La cosa interessante di questo glitch è che sul suo video è denominato glitch come volare da una città all'altra tramite teletrasporto. Sì, perché in quel video dici, dal minuto 9.16 al minuto 9.56... Voi direte, ma Farris, sì, sei morto, finito il video così. Cosa serve questo glitch? Allora, da solo non serve a niente, serve per suicidarsi, vuoi morire subito, ammazzati così. Però tipo, in gruppo, cosa può fare questo glitch? Ora vi spiegherò come funziona questo glitch in gruppo e per teletrasportarsi da una città all'altra. Facciamo un'ipotesi, voi vi trovate dove ero io adesso, ok? Il vostro amico si trova a Pinnacoli, eccetera. Cosa bisogna fare? Mettere la scala come ho fatto io fra due cespugli? Perché a Pinnacoli c'è altri due cespugli attaccati uguali, ok? Quindi cosa bisogna fare? Mettere la scala e il vostro amico dovrà mettere la scala a Pinnacoli per creare una specie di ponte. Quindi cosa bisogna fare? Fratello e tuo amico dovete passare, come ho fatto io adesso, assieme, contemporaneamente. E tu che ti trovi in un'altra città verrai teletrasportato direttamente a Pinnacoli, che è molto semplice la cosa. Ma che cosa ho appena sentito? Ma scusami un attimo, ma perché questa cosa invece non la mostri nel video e o in live, che è l'unica cosa che è veramente interessante? Ah sì, perché è fake! Tra l'altro ci hai messo 20 minuti per mostrare due glitch del tubo che altri youtuber hanno mostrato neanche in un minuto. Ma pensandoci bene, cosa hanno in comune tutti e tre sti glitch che Farris ha mostrato? Che nessuno mostra ciò che io chiedevo, un glitch funzionante per avere V-Bucks gratis. Perché è facile mostrare altre cose non richieste, ma fammi vedere quello che effettivamente io ti ho chiesto. Fai una bella live dove mostri come in un glitch fai 2000 V-Bucks, ma non solo li fai, li spendi anche per una skin che prima non avevi. E non farci un video, perché un video per uno youtuber è facile da torcare, metti un'immagine fake qua sopra, metti una skin che prima non avevi, insomma cambi un po' account, ma semplicemente cambi il nome mettendoci un nome fake sopra. Insomma, fai una bella live. Se vuoi vengo con te a vedere in diretta e mangiarmi le mani in caso fosse tutto veritiero. Invece, per tutti quelli che si sono messi contro di me, vi perdono, perché la stessa cosa è capitata 2018 anni fa, che tutti hanno preferito Barabba al posto di Gesù. A parte che poi Gesù non è morto nello stesso anno in cui è nato, ma vabbè. Che dire, niente. Penso che molte persone magari si saranno ricredute dall'ascoltare una persona che di vero mostra ben poco, se non glitch copiati tali e quali dagli altri americani. Se non fosse così, spero che i disiscritti amino la loro app per generare ste fantomatiche keys di Fortnite e che se la tirino mentre loro potranno usarle e invece tutte le persone dotate di buonsenso iscritte a questo canale non potranno. Ci tenevo a dire che comunque mi sento di aver sbagliato ad alzare un polverone per il semplice motivo che queste cose portano litigio non solo tra me e la persona interessata, ma si crea una vera e propria lotta tra gli iscritti, cosa che io non avrei voluto accadesse.
I conflitti portano solo negatività e sicuramente non è ciò che io avrei voluto sul nostro canale. Inoltre, io volevo semplicemente in quel video mettere in guardia le persone dal fatto che metodi per creare V-Bucks dal nulla con glitch hack non esistono e che interi canali basati su queste cose sono semplicemente dei fake. Il maggiore tra questi è Farris. Tuttavia, aspettiamo tutti insieme con ansia questa fatidica data di rilascio e vedremo se l'app è proprio quanto promesso da Farris, se funziona e mi permetterà di fare V-Bucks gratis che poi potrò spendere nel gioco senza ripercussioni, ritiro tutte le accuse. Per coloro che, dotati di buonsenso, sono iscritti a questo canale, se volete comunque scaricare questa app, fidatevi, potete farlo lo stesso. Basta nascondere la propria iscrizione tramite le impostazioni di privacy di YouTube, ma se siete nel dubbio lo stesso, potete sempre usare l'account di un vostro genitore. E non ci resta che attendere. Nell'attesa, vi consiglio di vedervi altri video di questo canale, potreste trovarli interessanti. Inoltre, sia su Instagram che su Telegram, di cui trovate il link in descrizione, vi aggiornerò su queste cose, sui miei pensieri, perché io ho molto da dire su questa fantomatica app che uscirà. Non c'è altro da dire, ringraziamo la pura fibra italiana Strong qua, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!